Un bagno di folla ha salutato oggi l'ultima giornata di Arco Bonsai e Arco Fiori. Sentiamo l'intervista al presidente Sbaraini. 30 anni di Arco Bonsai con Gabriele Sbaraini. Possiamo già fare un bilancio della manifestazione? Sì, io credo di sì. Penso che bilancio la manifestazione, chiaramente nel trentesimo ha raggiunto una dimensione che all'inizio non ci aspettavamo neanche. Era nata come convegno per iniziativa di Carlo Odone, che purtroppo quest'anno ci ha lasciato, e poi dopo mano a mano si è ampliata per quanto riguarda sia il bonsaismo che per quanto riguarda anche i discorsi che abbiamo ritenuto di affiancare, come l'arcofiori, per poter far valutare agli ospiti i prodotti locali del Trentino, in particolare il florovivaismo locale e i prodotti della nostra agricoltura e dell'allevamento. Per cui a questo punto è diventata una manifestazione che riteniamo notevolmente importante. Per il bonsaismo sicuramente, al detta degli altri, la più importante manifestazione che c'è in Italia. Per il mercato addirittura il più importante d'Europa, perché noi abbiamo nella media, noi veniamo dall'ultimo congresso nazionale dove c'erano 20 espositori, e qui ne abbiamo 54, per cui provenienti da tutta l'Europa, perché ci sono gli spagnoli, ci sono i cecoslovacchi, gli austriaci, i tedeschi, i francesi, per cui abbiamo una esposizione di prodotti che per quantità e qualità sono sicuramente un'eccellenza. Eccoci, il resto per quanto riguarda l'organizzazione di quest'anno avevamo voluto, proprio per festeggiare il trentesimo, cercare di coinvolgere i paesi europei, nel senso che in Europa c'è un'associazione europea del bonsai che è composta di 19 paesi. Questi 19 paesi li abbiamo invitati a venire ad Arco per fare il concorso di lavorazione delle piante, no? E a fianco di questi ci saranno comunque altri 21 club che sono quelli che hanno vinto le precedenti edizioni del trofeo, che si sfideranno sempre nella lavorazione delle piante. Eccoci, mi sembra che questo sia un panorama abbastanza complesso, no? E nei 3 giorni che ormai sono diventati, nel primo weekend di maggio, sono diventati un appuntamento imprescindibile nel mondo del bonsaismo.